Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Eccoci di nuovo qua, siamo alla vigilia della selezione nord a due ville della federazione FCFN, Natural Bodybuilding. Ho appena concluso il mio sprint triathlon, ho già fatto un video dove do le mie impressioni sul mio debutto nel triathlon. È stato sicuramente molto molto bello, sia la preparazione che la gara, anche se la gara è durata relativamente poco rispetto alla preparazione. Adesso focus di nuovo per questa gara di bodybuilding. È stato sicuramente un mese molto intenso, quello di settembre, non solo per gli allenamenti, anche se c'è stato un tapering degli stessi proprio per avvicinarmi a una condizione ideale per le due gare. Finalmente sono riuscito a far riposare un po' le gambe, perché con il triathlon e gli allenamenti per il triathlon, ovviamente le mie gambe durante tutta la preparazione che è cominciata ad aprile sono sempre state ben tartassate. E volevo ringraziare anche, prima di iniziare questo video, il mio team, i collaboratori Iron Manager, i trainer, i nutrizionisti, i web designers, la mia personal assistant e tutti i collaboratori di Iron Manager per avermi aiutato anche ad arrivare fin qua. Ovviamente grazie a voi sono riuscito a poter dedicare più tempo agli allenamenti, chiaramente portando avanti entrambe le preparazioni, sia per una gara di endurance come il triathlon che per una gara di bodybuilding. Occorreva più tempo che sicuramente un paio di anni fa non potevo avere. Quindi grazie a voi. Sono stato anche molto contento perché una settimana prima della gara di triathlon sono riuscito anche a scendere in Calabria per incontrare alcuni dei miei collaboratori in quella regione, e quindi abbiamo fatto un allenamento insieme, abbiamo preso un caffè, una chiacchierata, abbiamo fatto pranzo insieme e poi una passeggiata a Soverato. È stata una giornata molto bella, indimenticabile, spero di poterla ripetere il più presto possibile, proprio perché manca a volte questo contatto diretto e face to face con le persone che meno male senti tutti i giorni. Ciao ragazzi, oggi siamo qui tutti insieme, qua c'è Antonio, Emanuele, Martina alla Mecca del Bodybuilding di Catanzaro, e siamo qua, finalmente siamo riusciti a incontrarci tutti insieme per fare un allenamento, e poi presto andremo anche a pranzo perché siamo qua da un paio di orette. Abbiamo fatto più chiacchiere che allenamenti oggi perché ovviamente era la prima volta, però ci stava. Dite qualcosa. Siamo felicissimi di conoscere Fran dal vivo e speriamo di rivederlo presto. Grande. Spero veramente che ci possa essere un'occasione di fare la missione. Esatto, sì. Siamo riusciti a portare Fran in Calabria. Infatti. E già è un grande passo. E secondo me è la prima volta che vieni. È la prima volta e sono a una settimana da una gara, quindi purtroppo sono qua solamente per un paio di giorni. E oggi ovviamente è la giornata dedicata a noi per stare un po' insieme e conoscerci, però sicuramente tornerò, e tornerò per un periodo più lungo, perché anche solo vedere le foto e i posti che mi avete raccontato, cioè, meritano di essere visti e goduti il più possibile. Per questa preparazione alla gara di bodybuilding, che dire, senza ovviamente tirarmela e fare lo sborone, come si dice dalle mie parti qua in Emilia, è stata davvero una passeggiata di piacere rispetto ad altre preparazioni di altri anni. Non mi sto chiaramente riferendo all'ultima gara del 2018-2017, dove ovviamente ero già un po' più esperto, avevo già più esperienza sui palchi di Natural Bodybuilding, ma mi riferisco alle mie primissime gare, dove ovviamente avevo concentrato il mio effort, il mio focus principalmente sulla dieta, quindi sull'introito calorico. Con questa preparazione, come vi ho raccontato anche poi nei video precedenti, la preparazione del triathlon, e ovviamente il mio focus è stato principalmente sull'aumento del dispendio energetico, neanche facendolo volontariamente, in quanto chiaramente andando ad aggiungere
aggiungere altre tre discipline agli allenamenti in palestra, quindi il nuoto, la corsa e il ciclismo, automaticamente il mio dispendio energetico è molto aumentato rispetto alle preparazioni precedenti e quindi non ho dovuto neanche prestare particolare attenzione all'introito calorico. Molto spesso ammetto che dopo un lungo in bici, magari 100 km in bici come ho sempre fatto la domenica con mio fratello, mi trovavo a fare degli aperitivi, è capitato spesso anche a Rovigo, ci sono anche appunto dei video che ho fatto durante appunto la preparazione del triathlon, o a mangiare una pizza o a mangiare diciamo quello che mi andava di mangiare, proprio perché chiaramente dovevo ripristinare quelle che erano le riserve di glicogeno per poi affrontare gli allenamenti del giorno dopo. Il lunedì infatti avevo subito alle 9 del mattino il nuoto e poi la sera la corsa, quindi ovviamente per riuscire a rimanere prestante su tutte le discipline non ho dovuto tagliare particolarmente le calorie, ho sempre viaggiato su un apporto di carboidrati tra i 300 e i 350 grammi in media durante tutta la preparazione, quindi da aprile anche nelle fasi più della preparazione dove ho ricercato un maggior dimagrimento e una perdita di tessuto adiposo anche per salire sul palco di gara di bodybuilding, e il focus è stato principalmente sempre nel cercare di preservare quelle che erano le mie prestazioni atletiche, perché non potevo permettermi di fare una preparazione stile bodybuilding e arrivare a fare la fame con gli spegni energetici che avevo e anche rischiando di compromettere poi le mie prestazioni. Per cui non è tanto la figuraccia del triathlon, perché si trattava comunque di un debutto e non avevo chissà quali aspettative, però non arrivare neanche a godermi quella gara per come l'avevo preparata. L'obiettivo era riuscire a fare la gara e concluderla nel migliore dei modi, cercando di dare il massimo delle mie capacità. La condizione che porterò sul palco di gara sabato per la gara di bodybuilding sicuramente non è ancora facile dirlo, perché come dicevo prima devo ancora recuperare soprattutto a livello di gambe dopo il triathlon, e comunque tutta la preparazione è stata particolarmente con enfasi sulle gambe, quindi sicuramente rispetto a preparazioni precedenti dove mi sono dedicato solamente al bodybuilding e dove ho diciamo stoppato l'allenamento delle gambe con sufficiente anticipo, quest'anno non credo che le gambe saranno squartate come altri anni, però dal punto di vista della massosità, della muscolarità, dei volumi muscolari non credo sicuramente di essere peggiorato, magari un filino sono migliorato, ovviamente è passato anche un po' di tempo, l'ultima gara l'ho fatta nel 2018, adesso siamo nel 2023, quindi ovviamente ho accumulato anche degli anni, infatti gareggerò nella categoria Master e quindi ovviamente anche quello incide poi sulla fisicità e diciamo quello che il total package che uno porta sul palco. Sicuramente dal punto di vista della preparazione sono molto più sereno, molto più tranquillo, e proprio perché sono riuscito a vivere la preparazione nel migliore dei modi senza mai soffrire la fame, veramente molto raramente, solo durante magari dei viaggi, ma nella quotidianità quasi mai. Ovviamente mi aspetto un post gara molto diverso rispetto a quello delle, non dico le ultime gare dove comunque vivevo un po' di esperienza, ma le mie primissime gare di bodybuilding dove ovviamente mettendo più enfasi sulla dieta e sulla riduzione dell'introito calorico, avendo comunque un dispendio moderato con solo gli allenamenti di bodybuilding, il focus e l'ossessione per la dieta era maggiore rispetto sicuramente a questa preparazione. Poi c'è da dire che magari proprio perché non mi sono specializzato, non mi sono focalizzato solo su questa preparazione di bodybuilding, ovviamente la forma non sarà eccezionale, non sarà equivalente a quella delle precedenti preparazioni, anche se più o meno dallo specchio mi vedo pressoché uguale all'ultima gara che ho fatto nel 2018, però sicuramente dal punto di vista atletico e quello che riesco a fare con il mio corpo anche rispetto a quando avevo 20 anni sono super contento. Questo era anche un attimo il fine di questa preparazione doppia, riuscire a dimostrare che uno si può preparare per una gara di bodybuilding anche facendo altro, non concentrandosi solamente sulla gara di bodybuilding o dando troppa enfasi alla dieta, quindi credo di essere riuscito a dimostrare che questo è possibile, e anche il mio
post gara o diciamo l'inizio della mia off season sarà molto più tranquilla, perché ovviamente già viaggiando con un introito calorico che si aggira sulle 2.500-3.000 calorie non dovrò mangiare molto di più o comunque alzare tremendamente le mie calorie. Tornerò sicuramente a mangiare diverso, quindi magari alimenti più appetibili, alimenti che mi porteranno a mangiare un po' di più rispetto alle solite pietanze che ho mangiato in questa fase della preparazione. Ecco, sarà molto più tranquillo e conto appunto di rimanere con una bassa body fat per più lungo tempo possibile. Per finire ci tenevo a ringraziare ancora pubblicamente Christian Guastella, Christian e Daniela che mi hanno ospitato anche per una lezione di posing nel loro studio a Bologna. Non sono mai stato un grande poser, infatti anche quando mi dedicavo solo al bodybuilding ho sempre ripiegato lezioni di posing sia alla Panther che con altri master posers qui in Italia per cercare insomma di migliorare questo aspetto che è fondamentale nel bodybuilding. Bodybuilding è prettamente illusione, saper mettere in evidenza i punti forti e nascondere quelli deboli, e soprattutto nel natural bodybuilding dove chiaramente le masse muscolari e i volumi sono ridotti rispetto al bodybuilding classico doped. Quindi grazie Christian, grazie Daniela, e a questo punto ci vediamo sabato sul palco di gara.